Amici di Radio PNR, siamo ospiti del Dertona Basket qui nella splendida cornice del Teatro Civico di Tortona in questo evento che si chiama Basket to Business, e ospite d'onore di questa manifestazione un coach molto conosciuto e apprezzato come Andrea Capobianco, che ringrazio per la sua grande disponibilità. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Allora, ha iniziato il suo discorso dicendo che sta più a suo agio in campo rispetto che davanti a una platea, ma le devo fare i complimenti perché questa sera ha portato non solo l'aspetto tecnico ma tanta managerialità in questo contesto. È stato protagonista in tante società. Come ha trovato questa società e quali sono secondo lei i concetti che ha espresso già inculcati in questa squadra, in questa società? Ma io sento prima di me parlare il patron, ho sentito parlare il presidente, l'amministratore delegato, il general manager. Certamente passano dei concetti molto chiari come competenza e passione, che sono poi la base per cercare di raggiungere risultati importanti. È un po' quello che ho cercato anche io di dire, ed sono le idee in cui credo ciecamente. Assolutamente bisogna provare a non trascurare la passione, perché con la passione si superano delle difficoltà, le difficoltà, ma nello stesso tempo riuscire a dare quelle giuste competenze e quindi riuscire sempre più ad avere grande rispetto dei ruoli, e ognuno deve sentirsi parte importante di un progetto che può portare a risultati veramente notevoli. Ecco, mi è piaciuto molto il discorso del direttore generale del Dertona Basket, che ha parlato di eventi come questi, ma anche eventi alla domenica, eventi che coinvolgono gli sport. È un basket che può crescere anche in questa direzione. Sì, lei ha parlato giustamente, che ha usato la parola coinvolgimento. Il coinvolgimento ci permette veramente di giocare di squadra, e giocando di squadra la pallacanestro può ottenere dei risultati maggiori, parlando in generale. Cioè, il gioco di squadra secondo me è un qualcosa di superiore al gioco individuale. È normale che nel gioco di squadra esistono le responsabilità, che possono essere definite responsabilità individuali, quelle responsabilità che ognuno si deve prendere. Però giustamente lei ha detto le parole del general manager, che sono state fondamentali. A me piace molto questa idea di coinvolgimento. Ultima domanda, perché ho promesso di essere breve: un grande coach come lei, tanti anni con mister Pianigiani ad Avellino, a Salerno, a Riesi, e me ne dimenticherò delle altre, allenatore della squadra femminile della nazionale Under 20, naturalmente non posso non chiederle un parere, un pronostico su questa squadra. Tra l'altro l'attuale coach del Dertona Basket è stato suo assistente, si è parlato di progetti importanti. Secondo lei, vista anche la vittoria della Coppa, questa squadra può fare davvero bene in campionato? Ma il campionato sicuramente è un campionato durissimo, e adesso ci sono squadre veramente molto ben attrezzate. È normale che vincere una Supercoppa giocando una bella pallacanestro è un biglietto da visita importante, quindi penso che Tortona abbia la voglia e abbia la possibilità di fare qualcosa di importante. Però sappiamo bene che ci sono tante squadre di un livello molto alto, quindi è normale, è un campionato veramente difficile. Però penso che l'inizio sia stato assolutamente positivo, e la cosa su cui bisogna concentrarsi notevolmente è sul lavoro da fare ogni giorno per cercare di alzare sempre più il livello della squadra, e penso che questo Tortona lo stia facendo. Quindi un campionato durissimo, Tortona penso che possa provare a dire la sua. Come risultato finale non sono un mago, non penso di esserlo mai stato. Penso che questo sia un campionato veramente difficile, però bisogna lavorare per cercare di superare le difficoltà. Grazie, buona serata. Grazie a voi.